Pope Francis visited the Cathedral of Rome for a meeting of questions and answers. He devoted most of his time to talking about the important document on the family, Amoris Laetitia. Come evitare che nelle nostre comunità nasca una doppia morale, una esigente e una permissiva. Non si può parlare di la rigidità, la sicurezza, deve essere matematico nella morale. Questo non significa buttare per la finestra l'acqua col bambino, no, no, no. Questo significa cercare la verità e che la morale è un atto di amore sempre, amore a Dio, amore al prossimo. È anche un atto che lascia spazio alla conversione dell'altro, non condanna subito, lascia spazio. Su cosa possiamo puntare oggi per educare i giovani all'amore, in particolar modo al matrimonio sacramentale, superando le loro resistenze, lo scetticismo, le disillusioni, la paura del definitivo? È la cultura del provvisorio. E questo succede dappertutto, anche nella vita sacerdotale, la vita religiosa. Il provvisorio è per questo una grande maggioranza dei nostri matrimoni sacramentali sono nulli, perché loro dicono sì per tutta la vita, ma non sanno cosa dicono, perché hanno un'altra cultura, lo dicono e hanno la buona volontà, ma non hanno. Ma la prima domanda che facevano: ma quanti di voi siate conviventi? La maggioranza alzava la mano. E preferiscono convivere. E questa è una sfida, è un lavoro. Non andare, perché non ti sposi per chiesa? No, accompagnarli, sperare. E poi fare maturare. E fare maturare la fedeltà. This relaxed meeting inaugurated the annual convention that the Catholic Church of Rome holds to reflect on its pastoral challenges. Of all the present challenges, certainly the family remains one of the most important.